40 anni di carriera, 100 milioni di dischi in totale con i Pooh, numeri di brani pubblicati 350, firmati 150, numero di album inediti 29, album pubblicati come solista e con collaborazioni 7, dei quali 4 inediti, numero di tournée 46 e quasi 40 hanno toccato Canada, USA, Giappone e Europa dell'Est. Di chi stiamo parlando? Di un grande chitarrista di una voce spettacolare che negli ultimi anni sta deliziando le platee dell'Italia con due tournée, la prima tournée La Storia Continua e poi due edizioni di Perle, Mondi Senza Età, le musiche più belle dei Pooh. Siamo con Dodi Battaglia, grande chitarrista e voce eccezionale dello storico gruppo italiano. Grazie per la disponibilità, Dodi Battaglia. Grazie a te, grazie della bellissima presentazione. Mi spaventa sentire tutti questi numeri, mamma mia, aiuto. Va bene. Certo. Come andiamo? Insomma, abbiamo avuto momenti migliori, tu mi dirai. Assolutamente. Chiedevo come sta vivendo Dodi Battaglia questi momenti brutti e terrificanti per l'Italia, ma non c'è. Cerco di fare di una sfiga un lato positivo, sto mettendo a posto tante cose, sto riassettando tanti progetti musicali che magari avevo abbandonato nel corso di questo periodo, sto risentendo le cose che avevo scritto, magari le avevo appuntate, sto sistemando le mie bimbe che sono le mie chitarre, che così mi hanno più tempo insieme a loro, riesco a stare più con la famiglia, sento molto spesso gli amici più cari, no? In questi momenti di sfiga, come si può dire, le persone, quelle che ti sono più vicine, veramente si fanno la differenza, sono quelle che ti fanno sentire, ti mandano i messaggini, ti chiamano, insomma senti veramente l'affetto. Io credo che quello che stiamo vivendo adesso sia, e spero, un momento irripetibile. Irripetibile, spero che l'unica cosa che dobbiamo fare e trarne qualche aspetto positivo appunto in questi tempi. Poi, oltre a mettere a posto le chitarre e le cose in casa, uno credo che metta a posto anche i suoi pensieri, perché si ha molto tempo per riflettere, per stare da soli, per meditare, per dormire, per cui a ogni tanto fare i conti anche con se stessi fa bene. Dodi Battaglia, una frisarmonica ti ha stregato a 5 anni, raccontaci. Sì, no, diciamo che io ho cominciato a suonare, ero veramente molto 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 piccolo. Io vengo da una famiglia di musicisti in cui molti facevano o il musicista oppure suonavano per diletto, per cui il fatto che io evidenziassi la possibilità di avere questa passione per la musica non li ha colti di sorpresa. Per cui a 5 anni ho cominciato a suonare la fisarmonica, che era la cosa che volevo più passionalmente, non c'era nulla che mi avrebbe fermato da questo mio desiderio, e come spesso mi è accaduto poi nel corso della vita, quando ho voluto fare le cose e le ho volute veramente fare, ci sono arrivati in fondo. E così ho cominciato a suonare la fisarmonica da 5 fino a 14 anni, poi ho avuto un innamoramento totale per la chitarra con alcuni brani degli Shadows, che è un gruppo fantastico che andava di moda nei primi anni 60, fine 50-60, e ho sentito un suono fantastico che era appunto la chitarra di Hank Marvin, e di lì ho capito che la mia vita sarebbe stata segnata da questo strumento, e di lì non mi sono mai più allontanato da questo strumento, l'ho sempre tenuto di fianco a me, me lo sono portato pure a letto, ho studiato tanto, ho suonato tanto, ho scritto tanto, ho scritto e suonato anche per altri, insomma ho cercato di vivere il mio mestiere non soltanto come chitarrista esecutore, ma anche come autore, collaboratore, cantante, poi io suono anche male, però suono anche un po' il pianoforte, poi mi arrangio nella scrittura anche con quello.
che purtroppo da qualche anno non c'è più. C'è anche un tuo pezzo dedicato a Valerio Negrini, un pezzo strumentale con la chitarra, qualcosa di eccezionale. Vanno a scovare questo 17enne che già fa delle magie con la chitarra. Da quel momento cosa è successo? Ma guarda, da quel momento è successo una serie infinita di cose bellissime che si sono accavallate così tanto l'un l'altra, perché sai, quando sei in questo vortice di emozioni, di situazioni, di concerti, di dischi, di televisioni, di tournée all'estero, in Italia, non hai spesso poi parliamoci chiaro, poi io ho anche 4 figli, per cui anche in quei termini mi sono dato abbastanza da fare, per cui un po' di matrimoni, con matrimoni anche finiti, per cui insomma la gestione di una persona come me, che da 17 anni, da quello che andava a scuola la mattina, pigliava l'autobus, fino a quello che è accaduto fino ad oggi, insomma non è stata semplice. Però diciamo che sono state così tante le cose che non ho avuto veramente la possibilità di soppesare in fondo, e adesso mi sto godendo anche un po' questi momenti, ripensando al passato, ripensando alle cose che ho fatto. È un momento bello, particolare, bello, brutto, nel senso che io per esempio ho alcuni amici che non sono più qui con noi, e di questo sono molto triste. Però ripeto, bisogna cercare a questo punto di farlo finire in fretta e di prendere qualche aspetto anche positivo di questa situazione. Un simbolo, una leggenda, un esempio o cos'altro sono i Pooh per l'Italia? E poi cosa hai provato il 30 dicembre 2016, quando sei sceso per l'ultima volta da quel palco con i tuoi magnifici 4 amici, potremmo dire, ammettendoci anche Riccardo Fogli? Ti dirò, brutta sensazione, brutto, veramente brutto. Penso di non essere mai stato così male in vita mia. Pensa che, sai, finché, come dicevo prima, finché sei on the road, sei impegnato a fare tante cose, le prove, le televisioni, le conferenze, non hai tempo per riflettere. Io sono sceso da quel palco e stavo benissimo, e un attimo dopo ho raggiunto la famiglia in montagna, ma un attimo dopo mi è preso raffreddore, mal di gola, il colpo della strega. Cioè, che non mi sono mosso, e dicono alcuni che questo colpo della strega ha una caratteristica molto psicosomatica. Il colpo della strega è come un'accettata, no? Uno che prende un albero, gli dà un'accettata al tronco e ti spezza. E quel 30 di dicembre per me è stato molto doloroso, molto emozionante in un certo senso, perché ho visto una serie infinita di persone che ci sono state vicine, sono state, e piangevano insieme a noi. Però sì, è stata una brutta sensazione, la fine di un sogno, ma poi lì per lì non riesce neanche più a consolidare tutte queste emozioni. Ti vengono poi fuori, come dicevo prima, il giorno dopo ancora, per una settimana ero un po' in trance, non capivo più chi ero, che mestiere facevo, che cosa avrei fatto di lì in poi. Ma devo dire che grazie al cielo e grazie un po' di talento e un po' all'affetto del pubblico, non dico mi sono risollevato, mi sono reinventato una nuova carriera. Come dicevi tu prima, ho fatto dei dischi da solista. Proprio adesso ho finito, proprio ieri pomeriggio, stamattina darò l'ultima risentita a quello che è il disco Perle 2, che sta per uscire in questi giorni, per cui anche quello è il sunto di quello che è stato questa tournée che ho voluto portare avanti sia l'anno scorso con Perle 1 e quest'anno con Perle 2, aggiungendo altri 10 brani a quello che era il repertorio già molto bello di Perle. In più ho fatto 2 collaborazioni molto importanti, la prima con Mario Biondi, con un brano
che i cui preventi saranno devolti in beneficenza. Questo brano si chiama Il nemico invisibile, e l'altra e l'ho fatto con un fantastico musicista jazz e i suoi collaboratori. Ho fatto questo brano che si chiama Simplicity e uscirà adesso, da qui a giorni, ed è un brano jazz perché vabbè, non tutti sanno, ma io ho preso un paio di anni fa una laurea honoris causa in chitarra jazz secondo livello a Matera, al Conservatorio di Matera, e insomma, oltre a suonare col Pù e avere tante collaborazioni nella mia vita, proprio l'altro giorno stavo pensando a una di queste quando ho avuto la fortuna di lavorare con Mia Martini, ed è stata per me un'emozione grandissima, perché lei, al di là della cantante che era una persona con un'umanità spaventosa, che ti comunicava proprio fisicamente questo esserci, no, come persona. E dicevo, oltre appunto a collaborare con questi artisti, con Vasco Rossi, con Zucchero, con Mia Martini, con tanti, insomma, ho preso appunto questa laurea in chitarra jazz secondo livello, per cui non vedevo l'ora di mettermi alla prova, no? E allora ho accettato questa collaborazione in questo brano, che i cui proventi anche in questo caso saranno dati a un'organizzazione che mette a disposizione degli infermieri mascherine, respiratori e tutto ciò che serve in questo momento. Perfetto, quindi cuore, musica e solidarietà per Dodi Battaglia. Dodi, ti do del tu, perché tu sei stato un grande ospite in Irpinia, spesso e volentieri, tante volte ti abbiamo visto sul palco nella provincia di Avellino, però ti chiedo, che cos'è stato per te invece il 1 giugno 2018, Igea Marina, 50 anni di carriera, tanti artisti, tuo figlio che ti presentava, un'emozione unica, un flash su quella serata? Ma volentieri, ma intanto chiudo la parentesi provincia di Avellino, che io ho frequentato, dove ho degli amici, dove proprio l'anno scorso ho fatto un concerto in un posto che si chiama, dove fanno un vino fantastico, Torcalvia. Taurasi. Fantastico, persone bellissime, terra di una bellezza infinita. E in più ho avuto anche una fidanzata in zona, per cui bene. E per cui niente, esaurito il paragrafo Avellino, niente, beh, il 1 di giugno di 2 anni fa per me è stata una grande emozione, perché tanto insieme a me c'erano 26.000 persone, e chi ha la fortuna di fare un compleanno con 26.000 ospiti, ma neanche da una strada, hai capito? E detto questo, è stato bello perché c'erano 26.000 persone. Poi ho avuto la dimostrazione da parte dei miei colleghi che hanno voluto affiancarmi, con me c'erano Carzucca Carboni, c'erano Ignazio Del Volo, c'era Gigi D'Alessio, c'era Mario Biondi, c'era Marco Mazzini, c'era Silvia Mezzanotte, Maurizio Solier, tanti, adesso qualcuno mi... Enrico Ruggeri, erano tutti là. Eri fantastico. Lo dico perché c'ero anch'io, Dodi. Ah, fantastico. Allora, penso che tu ti sia divertito. Per assolutamente. Impressionante, molto bello. Irripetibile, direi, una cosa veramente bella. E insomma, sono quegli obiettivi che uno si mette, che poi ti portano avanti nella vita. Io avevo l'obiettivo di festeggiare i miei 50 anni, no? Perché 2 anni prima li avevo festeggiati quelli dei Puma, io non ne facevo ancora parte, per cui volevo farlo a Bologna, ma non è stato possibile. Beh, vicino a Bologna c'era Bellaria, che mi ha dato una bella ospitalità, insomma è stato molto bello, una serata irripetibile, dal quale poi è stato anche estrapolato un CD e un DVD, mio figlio che presentava, insomma, bello, una bella occasione. Che ringraziamo ancora per aver accettato questo nostro invito. Cosa sono i Pooh per l'Italia? Una leggenda, un simbolo o un esempio? Beh,
sono tutte e tre, tutte e tre. Credo che noi abbiamo rappresentato, rappresentiamo, non abbiamo rappresentato, peraltro devo dire che proprio in questi giorni la RAI sta mettendo in onda uno special su di noi, molto bello, in cui saranno delle immagini tratte dal concerto di San Siro, tratte da uno special che facemmo per la televisione a Roma appunto 3 anni fa, e penso che sarà molto bello da vedere. I Pooh sono innanzitutto un esempio di vita, credo, un esempio per il quale uno può pensare che quando c'è il rispetto, l'amicizia e una grande motivazione si può collaborare per 50 anni, vendere milioni di dischi e essere amici per sempre. Andiamo velocissimi, il più simpatico dei Pooh. Io. Il più pignolo. No, io sempre. Ok. Il più triste quando siete scesi dal palco il 30 giugno 2016. Non voglio ripetermi. Beh, tutti e cinque, non tutti e quattro, tutti e cinque, perché c'era anche Riccardo. Comunque ti ho già risposto prima per quella che era la mia. Se ce ne sta uno, il più amico. E questa è dura, eh? È dura, siamo tutti amici. Per un verso o per un altro ci si ritrova, abbiamo caratteri molto diversi l'un l'altro, per cui in certi momenti si è più amici con qualcuno, quando si deve condividere la parte musicale con qualcuno, quando si deve condividere la parte strategica con qualcun altro, con qualcun altro la zona... come si può dire, promozionale, e quando devo mangiare una pizza, siccome lui abita a Bologna, vado a mangiare con Riccardo Fogli, che è qua vicino. Perfetto, il tuo brano preferito? Sono tanti, però se ne devo scegliere uno, faccio un ballottaggio tra Tanta Voglia di Lei, che è stato il primo brano che ho cantato e che è stato il più grande successo dei Pooh, e Parsifal, il brano che ha suggellato la mia maniera di suonare la chitarra. Il brano più bello scritto da Dodi Battaglia? Sono indeciso, direi Ci penserò domani. Ma non sono io, non devo giudicare. Assolutamente, Ci penserò domani c'è stato anche più di una volta un duetto con Mario Biondi, se non sbaglio. Sì, certo, lui ha voluto unirsi a noi ed è un grande... La collaborazione più interessante nazionale ed internazionale che ha avuto Dodi Battaglia, chiaramente, oltre a quella con gli Amici dei Pooh. La più grande collaborazione che ho avuto la possibilità di vivermi, e non soltanto in una serata, in un concerto, insomma, è stato con Tommy Emmanuel, che è il più grande chitarrista del mondo per quanto riguarda fingerstyle, ed è stata un'emozione, un'esperienza indimenticabile, bellissima, che porto ancora con me. Poi ho avuto la possibilità di suonare con Aldi Meola, ho avuto, come dicevo prima, la possibilità di duettare con Vasco Rossi, con Mia Martini, con tanti, con Gino Paoli, per cui ognuna di queste, con Zucchero, ognuno di questi rappresenta non soltanto un artista, per me è uno spaccato di umanità fantastico. Non dimentichiamo il grande Giorgio Faletti, col quale ho condiviso un brano che è uscito appunto l'anno scorso, che si chiama Un'anima. Per cui, bello, veramente una carriera bellissima, tante persone belle che ho conosciuto, e l'ultima parola che mi vengono da dire è a fronte di una mia collaborazione con questo istituto che si chiama Nuovo Imaie, che chi fa il musicista conoscerà, perché è una collecting, per cui distribuisce danaro, compensi, a tutti coloro che fanno parte dei dischi di chi fa musica, insomma, e chi fanno anche cinema e televisione, per cui questa è una società che si sta sviluppando sempre di più, con la quale proprio ultimamente, di conseguenza a questo problema del virus, abbiamo stanziato una cosa come 7 milioni e mezzo di euro, che non sono 7.500 lire,
a favore di tutti coloro che fanno il mio mestiere, che sono tutti a casa, e anche chi fa il mio mestiere non è soltanto Ramazzotti, Tiziano Ferro, Pausini e Ipua, sono anche coloro che fanno piano bar, per cui coloro che fanno questo mestiere devono anche loro avere la possibilità di portare a casa una pagnotta, perché spesso hanno una famiglia. E allora, grazie a Nuovi Mai, e chi non fosse già iscritto e fa il mio mestiere è pregato di farlo, si iscrive gratuitamente, per cui direi che è la cosa migliore da fare. Il saluto di Dodi Battaglia all'Irpinia, alla provincia di Avellino. All'Irpinia tutto il mio affetto, terra bellissima, gente calorosa. Ogni volta che passo cerco di fermarmi, perché si sta bene, si mangia bene, belle persone. Speriamo di sbloccare questa situazione e di riuscire a avere la possibilità di fare qualche concerto. Perfetto, Dodi Battaglia prima ha parlato di Tanta Voglia di Lei. Sappiamo che è fermo, è senza chitarra, senza nulla. Ce la recita, 20 secondi, ci reciti 20 secondi di Tanta Voglia di Lei. Come fossi un attore. No, vabbè. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarà. Ma ad un tratto so che... Telenostra e Prima TV, evviva la musica, evviva i Pooh, evviva Dodi Battaglia. Speriamo di uscire presto da questa situazione e tornare ad abbracciarci, tornare ad essere amici per sempre. Grazie Dodi Battaglia. Grazie a te, arrivederci.